tema di quest'anno di Dentagolose, il futuro oggi, un tema sempre, diciamo, semplice, no? Come nello stile di Paolo, però abbiamo cercato di portare innanzitutto tutti i nuovi piatti del menù e soprattutto un po' la fotografia di oggi. È un menù ben riuscito, molto ben riuscito, grazie a quello che è successo durante questi 2 anni, no? Abbiamo avuto anche più tempo per pensare, per ragionare, per trovare anche nuovi stimoli. Ecco. Sicuramente c'è quello che è successo a chiunque, insomma, ovviamente l'ha gestito in maniera differente, ma per noi è stato un modo per affrontare un momento nuovo e forse la ripartenza è stato un buon, diciamo che abbiamo colto l'occasione per ripartire con un, non tanto con chissà quali idee differenti di quello che facciamo, ma con un'energia decisamente più cosciente di quello che siamo, perché lo siamo, che cosa vogliamo e quanto vogliamo correre. Anche perché il periodo appunto non è dei più felici, ma non ci si deve abbattere o fermare, anzi si deve prendere l'occasione per migliorare e per trovare nuove energie e nuovi stimoli. Allora, sicuramente è un tema caldo, sicuramente è un tema che io ritengo fondamentale e importante. Penso che è giusto che si arrivi a una sorta di cambiamento per il bene comune, per il benessere comune. Sono certo del fatto che ci vorrà tanto tempo per poterlo costruire, che ci vorranno tanti fattori affinché questo possa avvenire. Non dipenderà semplicemente da, insomma, dagli imprenditori, dai datori di lavoro, eccetera. Ci vorrà un parecchio tempo per trovare un buon punto di mezzo. Sicuramente è una strada percorribile che va percorsa con i dovuti modi e con le dovute coscienze. È un po' il tema anche, no, di oggi. I ragazzi hanno bisogno di vedere qualcosa oltre il semplice lavoro. Il lavoro sicuramente è la parte più importante nella crescita non solo professionale ma anche di vita, però va fatto dando anche delle opportunità e forse queste opportunità oggi sono venute un po' meno, per cui i ragazzi stanno anche cercando di capire, di individuare se effettivamente è un'opportunità questo mestiere o meno. Però mi viene da dire che è normale, è un po' come 20 anni fa quando siamo partiti con i congressi, ancora oggi lo facciamo, ma 20 anni fa quando ce li siamo immaginati nessuno aveva in mente che cosa fare, però avevamo voglia di fare, avevamo voglia di rischiare, di sognare, di andare avanti. Per cui oggi è uguale, noi dobbiamo dare delle risposte ai ragazzi, dobbiamo cercare di trovare anche delle soluzioni che siano diverse, perché il mondo cambia, il nostro mestiere cambia. Non è solamente andare a mangiare o dare un piatto, è creare una categoria, creare un sistema, creare un futuro. Il gran momento è una condizione che vai a cercare e che vuoi e che cerchi di trasmettere nel piatto. Ci stiamo provando il più possibile, grazie non solamente a Luca che è qua con me, ma che rappresenta tutta la brigata. Cerchiamo di dare un impulso nuovo, di dare veramente, di ritrovare quella diciamo strada che ci ha sempre contraddistinto e che soprattutto vogliamo che rimanga tale, però evolvendosi. Sicuramente ci sono 2 o 3 piatti che hanno una alla quale ci siamo affezionati particolarmente, in primis quelli che abbiamo portato qua oggi, che sono questa tagliatella di barbabietola, insomma, che prende un po' ispirazione a quello che è una zuppa dell'est, al midollo perché oramai è un elemento quasi feticcio da parte nostra, ma perché gli abbiamo dato una vita nuova ed era un po' che cercavamo di ridare importanza a quel piatto come è stato nel passato, in altre vesti, però avevamo voglia di dargliene una nuova e che avesse un impatto immediato molto forte e che la risposta fosse positiva all'immediato. Poi io in particolare sono molto legato alla pasticceria per ragioni di origine e sta riprendendo, non riprendendo, sta, si,
stiamo riuscendo a ritrovare un po' di idee, stimoli che ci sono sempre stati, ma non sempre si riesce a tradurli in quello che è un piatto. E invece quello che è ad oggi, secondo me, rende appieno quello che vogliamo essere.